Benvenuti ragazzi in questa nuova scheda personaggio. Allora, oggi trattiamo Elizabeth, la nuova Elizabeth che è uscita per l'anniversario. Come sempre, prima di iniziare vi invito ad iscrivervi, lasciare un bel mi piace e a fine scheda farmi sapere che cosa ne pensate. Allora, Elizabeth è un PG particolare. Se devo dirvi la mia, non mi sono ancora schiarito tantissimo le idee, perché ovviamente è uscita da un giorno, la devo provare, eccetera, eccetera. Però è un bel PG, è un bel PG. Allora, partiamo dalle abilità. Abbiamo inondazione, quindi 0.8 danni aggiuntivi per ogni percentuale DPS rimanenti, 200, 300 e 500%, lo stesso identico attacco di The One. La seconda abilità è infligge danni pari ad un 110, 165, 275 rispettivamente livello bronzo, argento e oro. AOE può infligge danni aggiuntivi pari a un 8% dei PS massimi per ogni sfera nella barra mossa finale dell'eroe. Quindi a livello 3 chiaramente. Bronzo è un 3% danni aggiuntivi, 5% e 8 in oro. Quindi una mossa differente da quelle che abbiamo visto finora, però sembra molto carina. Sembra molto carina ed efficace in realtà. Come ulti abbiamo infligge danni pari a un 30% dei PS massimi dell'eroe su tutti i nemici, poi applica resurrezione, che è un effetto nuovo, sugli alleati per un turno. Resurrezione torna in vita con il 5% dei PS massimi quando è in fin di vita. L'effetto viene rimosso una volta tornato in vita e non viene riportato in vita se muore a causa di danni riflessi. Ora, cosa importante che abbiamo è anche la passiva, che ci dice: ogni volta che uno degli alleati applicabili, quindi il proprio eroe, uno dei 7 Deadly Sins o uno dei 4 Arcangeli, quindi questo gruppo di eroi, ogni volta che uno di quelli usa un'abilità aumenta le stat di base del 4% con un accumulo massimo di 6 volte. Quando raggiunge l'accumulo massimo, gli alleati applicabili recupereranno il 30% dei PS massimi, poi aumenta tutte le stat dell'eroe del 15% per 5 turni. Non male, per niente. È un'abilità che comunque buffa tutto il team, più fa recuperare vita ogni volta che un eroe usa 6 abilità. Quindi, non male. Cosa che può trarre un po' in inganno è che effettivamente ha una pool limitata di eroi sul quale, con il quale worka, diciamo. Bello che non viene, diciamo, cancellata la passiva se ci sono altre tipologie di eroi in squadra, però appunto si andrà a applicare solo a quelli specifici in squadra, tutto lì. Come equip, poi vi dico i miei pensieri, come equip abbiamo vita difesa principalmente, perché gli attacchi scalano praticamente 2 su 3 sugli HP. E altrimenti HP danno critico, che è quello che ho fatto io personalmente per fare un po' più danno. Però potreste stare tranquillamente con vita difesa, tra l'altro se avete la ulti un po' più alta, quindi vi consiglio quello. Dalla tabella vediamo che comunque uno dei top PG, sicuramente in CC perché è il primo, però anche in HP e potenza offensiva diciamo che se la gioca più che bene. Non vi ho detto, vabbè, chiaramente attributo luce, razza dea ed è uscita 900 garantita all'anniversario. Solo lei garantita, quindi ok. Valutazioni, allora per i demoni in realtà si può usare in un sacco di roba. Nei demoni, in alcuni boss gilda è consigliabile. Ho fatto una run per il piccione, non è ultra top, però si può usare. Come PvP gli ho dato un SS perché comunque bisogna avere certe accortezze, quindi non è facilissima da giocare, però fa il suo,
ed è un ottimo PG per il PvP, quindi SS. Non gli ho dato la tripla S perché forse per la passiva, che effettivamente va a staccare solo se in determinati team o con determinati PG, e perché effettivamente 6 abilità per PG per il PvP è tosta farle tutte, però fa comunque il suo, fa danni con la ulti eccetera eccetera. PvE anche lì SS, perché ci ritroveremo comunque un sacco di volte ad usare team basati su i 7 per il PvE, Tower, Boss Gilda e tutto un sacco di roba, quindi ottimo PG. Come sub gli ho dato A perché comunque può funzionare. Farming S perché ha il suo single target, il suo AOE, può non essere così male, non è un top PG da farming, anzi, però ci sta. Valutazione complessiva, un bel 9. Ora, sono convinto, non troppo, ma credo che sia solo perché io debba ancora provarla per bene e giocarci un po'. È veramente un ottimo PG. Questione di ulti, allora, io non mi ripeterò più su questo argomento, non troppo perlomeno, ma è ovvio ragazzi che un personaggio è più forte con la ulti alta, sì. In questo caso Elizabeth perché va a cambiare? Perché con la ulti 4-6 minimo, il buff del revive che applica diventa grigio, quindi non si può rimuovere da 4-6. Con la ulti 6-6 invece guadagna pure non solo più un turno di revive, ma due turni totali. Capite bene che avere minimo la ulti 4-6 aiuta non poco. Però è anche vero, ed è una mia analisi, quindi liberissimi di dissentire, è anche vero che il 99% dei video in cui l'ho vista, la ulti viene usata per il danno, non per il revive. Che ne so, team con Tarmiel, team con Mel, stessa identica cosa, viene fatta la ulti di Elizabeth, avanza al nemico un terzo di vita o un quarto di vita, e poi si finisce con il suo AOE o con un'altra ulti o con un AOE di Mel, eccetera eccetera. Non viene usata per il revive il più delle volte, viene usata semplicemente alta perché fa danno. Tutto lì, tutto lì. Quindi sì che è meglio con la ulti alta, ma come qualsiasi altro PG. Il concetto che tanti mancano è che appunto il revive è strautile, ma in PvP difficilmente tu hai il tempo di avere così tanti turni per sfruttare il revive. A livelli alti, o comunque in geared, le ulti quasi tutte shottano. O si gioca comunque per shottare, non si gioca per stallare con il revive di turno. Quindi, che mi vengano a dire, ma minimo 4-6, minimo 6-6. Per quanto mi riguarda, e ripeto, liberi di dissentire, per quanto mi riguarda, è ovvio che è meglio, ma non per i motivi che vengono detti. È meglio perché fa più danno, come qualsiasi altra ulti. Ovvio che in più avete quel bonus del revive grigio. Ci sta, ma meglio, ben venga. Ma io non vado a dire a un free to play, comunque, fatti due giri, perché almeno la fai 4-6. Cioè, non ne vale la pena. Non ne vale sinceramente la pena. Tutto qui ragazzi. Quindi bel PG. Io spero di avervi schiarito le idee più o meno, e noi ci vediamo in un prossimo video. Dai, ciao belli.